Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ecco, fratelli e sorelle, il Signore dice una parola questa mattina, ma l'ha messa sulla bocca, cara Laodicea. Questa mattina voglio venire a te, cara Laodicea. Non sei quella di prima. Ecco che cosa ti dice l'Amen, il testimone verace, colui che non mente. Conosco le tue opere. Non sei né calda né fredda. Sei tiepida, Laodicea. E rischi il rifiuto da parte mia, perché ti sei intiepidita, non hai più il fervore di prima, ti è venuta meno la fede, la speranza, l'amore, e sei un'illusa, perché ti credi ricca del tuo passato. Mi sono arricchita, hai detto, mentre sei povera. Ti sei tessuto delle vesti e sei nuda. Hai fabbricato collirio per quelli che commerciano e vengono a comprare da te. E invece deve essere tu a comprare per te il collirio. Tu che vesti gli altri con le tue vesti, sei tu a chiedere il vestito. Sei nuda, tu che vesti gli altri. Tu hai bisogno del collirio, tu che dai il collirio agli altri. Ecco, questa mattina io vengo a te, Laodicea. Vengo a te, Laodicea. Non rischiare il mio rifiuto. Svegliati. Vieni da me. Tu che ti credi ricca. Ricca di passato. Ricca di esperienza. Ti sei impoverita di virtù. Sono ancora pronto a darti dell'oro, dell'oro raffinato, al fuoco. Vieni da me, sono pronto a darti ancora la veste bianca, non come le vesti che fabbrichi tu per gli stranieri, per coprire la tua nudità. Tu che ti credi ricca, sei povera di virtù. Vieni da me, ti darò il collirio per gli occhi. Hai bisogno di piangere e di lucidare gli occhi per vedere. Laodicea, mia cara di un tempo, io ancora ti voglio bene. È per questo che ti parlo questa mattina. Ti busso al tuo cuore, aprimi e vedrai cose meravigliose. Perché il mio amore non è venuto meno. Sei venuto meno tu, infedele alla mia grazia. Cara Laodicea, ravvediti. Ravvediti. Se io ti parlo così è perché ti voglio bene. Signore Gesù, tu hai parlato alla Laodicea questa mattina, hai parlato a questa comunità di rinnovamento, l'hai rimproverata. Signore Gesù, noi veniamo ai tuoi piedi questa mattina,
abbiamo bisogno di te. Ci siamo intiepidite. Rischiamo di essere rifiutate da te. Non siamo né caldi né freddi. Abbi pietà di noi, Signore. Vogliamo essere coscienti delle nostre illusioni. Ci crediamo ricchi e siamo poveri. Ci crediamo ben vestiti e siamo nudi. Ci crediamo con gli occhi aperti, capaci di vedere. Abbiamo bisogno del collirio per vedere e per piangere i nostri peccati. Signore Gesù, questa mattina veniamo ai tuoi piedi. Laodicea viene ai tuoi piedi e chiede che la tua grazia scenda su di lei, scenda su tutti noi. Signore Gesù, versa l'acqua sull'Odissea e versi il fuoco sull'Odissea. L'acqua per purificarla in modo che sia rivestita di bianche vesti. L'acqua che sgorga anche dagli occhi per piangere le proprie infedeltà. Ma ti chiediamo il fuoco. Dacci l'oro purificato al fuoco. Soltanto così possiamo risalire dalla nostra tiepidezza al fervore di prima, sentire l'amore. O fuoco di Dio, scendi su di noi, scendi sull'Odissea, brucia il nostro peccato, ravviva quello che sta morendo. Fuoco di Dio, scendi su di noi, scendi sull'Odissea, perché ritrovi il fervore di prima. Peccati, fuoco divoratore, divora la nostra tiepidezza. Fuoco di Dio, scendi dentro i nostri cuori, avvampa dentro di noi tutto ciò che può ancora ardere, avvampa dentro di noi i desideri di Dio, i desideri del bene. Fuoco di Dio, scendi dentro di noi, riporta questa comunità di Laodicea al fervore di prima. Fuoco di Dio, vieni, vieni in questo momento, noi ti aspettiamo.
Le mani in alto, gridate al Signore, dicendo il fuoco dall'amore dentro i vostri cuori, aprite i cuori, invocate la misericordia di Dio, l'amore di Dio, non restate tiepidi, fermi, incapsulati, aprite le porte, aprite il cuore. Popolo che ti sei adagiato, svegliati, alzati, vai incontro al tuo Signore e chiedi il fuoco per te, chiedi l'amore, ti manca l'amore, popolo di Laodicea, chiedi l'amore, chiedi il fuoco e tutto si risolverà. Non chiedere altro, chiedi il fuoco che bruci il tuo peccato. Il fuoco che infiammi il tuo cuore, il fuoco che ti mette così in attività, smuoviti, cammina, perché io sono con te. Quest'acqua mista al sale diventi fuoco dentro di voi, accenda i vostri cuori dopo averle purificati, acqua di Dio. Scendi come fuoco, diventa fuoco, acqua di Dio, purifica i cuori e accendili. Thank you.
ali ni ana era ni ana mi arora lu shori ni ana le ri mari ana arigita le ye shiri ana era merti lora lo Il mio cuore arde di fuoco per te popolo mio, io vengo al tuo cuore busso, aprimi, voglio cenare con te. Yalirina yuyore lulu. Svegliati o tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà. Svegliati, svegliati, hai la veste bianca accanto a te. Svegliati, amica mia, rivestiti dell'abito che ti porto e vieni a cena con me. Metti i colliri ai tuoi occhi, fatti bella i miei occhi, la Odissea mia, e vieni con me. Siedi con me a cena, voglio stare con te. Sei la mia diletta di un tempo, io non mi scordo di te. Yaliriana mioni me, shimarayana moshare. Yalini miana yarayana mayana gloria nu. Credi, credi al mio amore, tu che non credi più. Credi, credi al mio amore, che non può mai venir meno. Yanu kajo, shayuri nari montinae, tiara miniana shankorori nu, numera yoriana. Nasha kaya, nikiriti tonki, inishi kaya. Grazie. Sono io che parlo. Ascolta la mia voce. Aprimi, voglio venire a cenare con te. Il pranzo è pronto. Signore, tu vuoi che noi ci svegliamo? Crediamo alla tua parola e ci mettiamo qui ben disposti a venire da te. Vogliamo venire da te, Signore. La porta è aperta, Signore. La porta è aperta, Signore. Entra. Entra, Signore. Entra, Signore, nell'anima nostra. Entra, Signore, nella nostra vita. Entra, Signore, questa mattina, vieni a stare con noi, parlaci ancora di te e delle cose del Padre. Grazie. Queste cose dice il Signore. Voi siete stirpe eletta, popolo santo, di sacerdoti e re, proclamate le meraviglie del Signore. Egli ha vinto le terme del male e vi ha chiamati alla sua santa luce. Alleluia. Alleluia. O Dio onnipotente, che raduni la tua chiesa, sposa e corpo del Signore, in questo giorno a te consacrato, benedici questa tua sposa, questo tuo popolo, e ravviva in noi tutti per mezzo di quest'acqua il fuoco che divora e il gioioso ricordo e la grazia del Santo Battesimo. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, nel pace in terra, agli uomini amati dal Signore. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti
adoriamo e ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, del Padre, tu che togli i peccati nel mondo, abbi pietà di noi. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Ti lodiamo e ti benediciamo, ti adoriamo e ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Ti lodiamo e ti benediciamo, ti adoriamo e ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Atti degli Apostoli. Trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, fra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di saggezza, ai quali affideremo quest'incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo
ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono quindi agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gerusalemme. Anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Volgiti a noi, Signore, in te speriamo. Volgiti a noi, Signore, in te speriamo. Esultate giusti nel Signore, ti sia dice la lode, lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Volgiti a noi, Signore, in te speriamo. Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra. Volgiti a noi, Signore, in te speriamo. Ecco l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Volgiti a noi, Signore, in te speriamo. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto, Lui che ha creato il mondo e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero sul mare e, saliti in una barca, si avviarono verso l'altra riva in direzione di Cafarnaum. Era ormai buio e Gesù ancora non era venuto da loro. Il mare era agitato e soffiava un forte vento.
Dopo aver remato circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non temete. Ed egli disse loro: sono io, non temete. Allora vollero prenderlo sulla barca e rapidamente la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Continua a dire sveglia questo popolo che dorme, si è sopito lungo tutta la giornata e adesso deve salpare all'altra riva. Non è in condizione di salpare, ma è necessario salpare perché bisogna raggiungere l'altra riva. Sveglia questo popolo che ha bevuto l'oppio e si è addormentato. Signore mio Dio, uno spirito di torpore, dice il profeta, si è impossessato di questo popolo. Ma il Signore scende e sveglia. Svegliati, o tu che dormi, Cristo ti illuminerà. Dovrai camminare, camminare molto. Dovrai raggiungere l'altra riva. Cafarno, la c'è da operare, perché ho bisogno di te. Per operare in Cafarno, tu dimori alla riva opposta, hai dormito, hai preso l'oppio e adesso ti avventuri nel mare agitato. Non puoi raggiungere l'altra riva perché non hai me con te. E ci introduciamo adesso nel Vangelo. Proprio i discepoli non hanno la pazienza di aspettare Gesù. È sera, hanno vivacchiato tutta la notte. Cristo ha operato, non è con loro. Loro sono state sulla riva, aspettando tutto il giorno. Hanno lasciato solo Gesù a lavorare. Intanto era necessario imbarcarsi. E dissero: imbarchiamoci senza Gesù e andiamo all'altra riva a cavarlo. Ed era buio. Aspetta, aspetta, aspetta. Gesù non era ancora arrivato da loro. Ma si misero in moto, cominciarono a remare e il mare era agitato, soffiava un forte vento. Si trovarono in grande difficoltà. Nella notte, mare agitato, vento furibondo, senza Gesù, in alto mare. Erano perduti, ma Gesù veglia sui suoi discepoli, veglia su di noi, che forse ci siamo avventurati nel mare senza di Lui e abbiamo remato nella notte diretta all'altra riva.
Gesù ha pietà e nel cuore della notte si rende presente. Lo credono un fantasma, tremano. Gesù camminava accanto a loro sulle acque. Non aveva bisogno della barca, lui leggero può camminare sulle acque, non affonda. E si avvicina a loro, hanno paura, non sanno chi sia. Lo riconoscono quando egli parla. È la voce che riconoscono. Dice: sono io, non temete, sono io. Ecco la parola fatidica, la parola che incoraggia, la parola che tutti noi attendiamo quando siamo in navigazione senza di lui nel mare agitato e abbiamo timore di tutto. Ma Gesù dice: sono io, non temere, sono accanto a te. E allora essi lo presero con sé nella barca, ed ecco la meraviglia: appena Gesù entra nella barca, subito si ritrovano all'altra riva. Il mare di Genesaret è molto largo, avrei fatto 3 o 4 miglia, ma il lago di Genesaret è molte miglia largo. E ma appena Gesù entra in barca, tutto tace, e quasi all'istante si ritrovano all'altra riva. Sono giunti sul campo del lavoro, nella galera delle genti. Ecco, rapidamente la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Senza Gesù, nella notte, insonnacchiati com'erano, colti dal vento e dal mare impetuoso, non possono navigare. Ma quando Gesù si imbarca con loro, la nave cammina e si arriva presto, rapidamente, alla riva verso cui noi siamo diretti. È un insegnamento per noi, fratelli e sorelle, è l'insegnamento che ci dice colui il quale disse un giorno: senza di me non potete far nulla, non potete far nulla. Abbiamo bisogno di Gesù, dobbiamo imbarcarlo. Carissimi fratelli, comunità di Laodicea, imbarchiamo Gesù. Io sto alla posta, alla porta e busso. Entra, fammi entrare e vedrai che tutto cambierà. Il Signore vuole entrare ancora una volta nella nostra vita, in questa comunità. Vuole entrare in questa barca che è in difficoltà, in mezzo al mare, alla tempesta, perché il Signore ha premura che noi raggiungiamo l'altra riva. Il Signore ha premura di darci il suo pane, il suo vino, di parlarci, di aprirci il cuore, perché deve lavorare con noi e noi dobbiamo. L'altra riva ci attende, è tempo di navigare e navigare presto, di prendere con noi Gesù e di disporci al lavoro, il lavoro che ci attende. Senza di Lui non possiamo far nulla, ci siamo intiepiditi, ci siamo assonnati, abbiamo bevuto e masticato oppio, per cui ci siamo così imbambolati, non capiamo più nulla. Sonnecchiamo e siamo tiepidi, sogniamo ricchezze, sogniamo vesti sontuose,
Sogniamo oro, sogniamo, ma la realtà non c'è. Cristo viene e ci dice: svegliati, cammina con me, ho bisogno di te. Fratelli e sorelle, il mondo attende, l'altra riva ci attende, Cafarnao ci attende. Dobbiamo andare a Cafarnao, tutti. Dobbiamo lavorare con Cristo, perché Cristo deve ancora parlare a Cafarnao, deve ancora parlare agli uomini, deve chiamarli a vita nuova, deve richiamarli in questo tempo in cui il mondo ha bisogno di Lui. È Lui che viene nel mondo, viene a Cafarnao e ha bisogno di noi, perché noi possiamo insieme con Lui lavorare e portare gran frutto. Fratelli, sorelle, svegliamoci, rimocchiamo le maniche, portiamo con noi Gesù, camminiamo, non restiamo nelle retrovie assopiti, oppiate, ma svegliamoci, abbiamo Gesù con noi, il suo fuoco è con noi, la sua grazia è con noi, c'è Lui con noi e con Lui opereremo tutto. Amen. Sorgiamo delle nostre serie, balliamo davanti a Dio. C'è Gesù con noi qui, il Maestro. Sono io, non temete, e qui in mezzo a noi. Come esultarono gli Apostoli, esultiamo anche noi, noi già intiepiditi, ma risvegliati dal Signore. È Lui che ci darà oro, vesti bianche, collirio, i nostri occhi saranno lucidi, le nostre vesti bianche, che sono le vesti del combattimento e della vittoria, sono su di noi, e l'oro l'abbiamo, perché Lui ce ne dà in abbondanza, l'oro dell'amore. E allora mettiamoci in movimento, c'è Gesù in mezzo a noi. Popolo intiepidito, svegliati, Laodicea, svegliati, è Cristo che ti chiama. Libererà il Signore, ci libererà il Signore, col suo braccio santo ci libererà. Le mani sono per adesso così. Libererà il Signore, ci libererà il Signore, dal laccio della morte ci libererà. Grande il nostro Dio e la sua bontà, non ci lascia soli nelle avversità. Se il piede destro, scioglierà, adagio, questo nostro piede per Lui lancerà. Ci libererà il Signore, ci libererà il Signore, dall'arcio d'arcio morte ci libererà. Ci libererà il Signore, ci libererà il Signore, dall'arcio della morte ci libererà. Grande il nostro Dio nella sua bontà, non ci lascia soli nelle avversità. E se la mano destra, se l'altro piede, l'accio scioglierà, questo nostro piede e lui danzerà. Ci libererà il Signore, ci libererà il Signore, col suo braccio santo ci libererà. Ci libererà il Signore, ci libererà il Signore, dal laccio della
te ci riceverà. La mano destra, il nostro Dio, la sua bontà, non ci lascia soli nelle avversità. Se la mano destra l'allaccio scioglierà, questa mano destra per lui danzerà. Più veloce! Ci libererà il Signor, libererà il Signor, col suo braccio santo ci libererà. Ci libererà il Signor, ci libererà il Signor, l'accio della morte ci libererà. Grande il nostro Dio nella sua bontà, non ci lascia soli nelle avversità. Se l'altra mano, se l'altra mano dall'accio scioglierà, questa nostra mano per lui danzerà. Più veloce! Libererà il Signor, il braccio santo ci libererà. Ci libererà il Signor, ci libererà il Signor, braccio della morte ci libererà. Grande il nostro Dio nella sua bontà, non ci lascia soli nelle avversità. E se il nostro corpo, se il nostro corpo dall'accio scioglierà, questo nostro corpo per lui danzerà. Libererà il Signor, libererà il Signor, il suo braccio santo ci libererà. Ci libererà il Signor, ci libererà il Signor, dall'accio della morte ci libererà. Grande il nostro Dio, nella sua bontà, non ci lascia soli nelle avversità. Del nostro corpo, corpo la cui scioglierà, questo nostro corpo per lui danzerà. Questo nostro corpo per lui danzerà. Io oggi danzo con tutto il cuore. Io oggi danzo, tanta voglia che lui mi dà, davanti all'arca dell'alleanza. Io faccio festa perché mi ha scelto e la sua mano mi benedì. Io oggi danzo, io oggi danzo. Adesso ci sono gli ammalati, ci sono gli stanchi, ci sono gli spossati, ci sono quelli che vedono poco, hanno male ai piedi, sentono poco, sono malati,
ma il Signore dice: coraggio, non temete, ecco io sono il vostro Dio. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa, la terra bruciata diventerà una palude e il suolo riarso si muterà in sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ecco la strada santa che tutti potranno percorrere. E a voi stanchi e spossati, queste cose dice il Signore: egli rafforza lo stanco e moltiplica il vigore dello spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Grazie, oh Signore. Fratelli e sorelle, il Signore si risveglia. Popolo mio, svegliati e cammina con me. Non ci sono malati in mezzo a voi, non ci sono zoppi, né ciechi, né sordi, perché io vi guarisco. Irrobustite le mani fiacche, consolidate le ginocchia vacillanti. Non ci sia nessuno che si smarrisca dentro il suo cuore. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, il vostro Dio viene a salvarvi. Amen. Grazie, Signore. Grazie, Signore Gesù. Fratelli e sorelle, rimettiamoci in moto. Noi visitati queste mattine dal Signore, non sapete che il Signore sta operando? Grazie. Sta moltiplicando guarigioni in mezzo a voi, guarigioni di cuore, guarigioni di membra, guarigioni di testa. Grazie, Gesù. Guarigione degli arti. Grazie, Gesù. Ma guarigioni interiori. Non sapete che il Signore scende questa mattina in mezzo al suo popolo? Grazie. E dice: Laodicea mia, io ti apro il mio cuore, ti apro la mia cena e fammi entrare. Vieni da me e ti darò a mangiare la manna della vita. Vieni con me, sta con me e lavora, perché io sono il tuo Dio. Grazie. Non ci siano così malati in mezzo a te. Non ci siano malati in mezzo a te, tutto un popolo di sani, perché io sono il tuo medico, il tuo salvatore. Grazie, mio Signore. Amen. Grazie, Signore. E adesso preghiamo. Preghiamo per tutti i malati, per tutti coloro i quali attendono da Cristo la salvezza, la forza, attendono una carezza da Cristo. Con Gesù nessuno deve essere malato, e anche che il corpo è malato, l'anima non è malata. Oggi il Signore ci vuole guarire tutti nello spirito. Non ci deve essere nessuno che non sia guarita nello spirito, e anche se nel corpo qualcuno ancora deve patire la malattia del corpo, conta poco. Quando l'anima è guarita, quando il cuore è guarito, quando abbiamo con noi Cristo, guarigione, liberazione e consolazione. Amen. Amen. Grazie, Signore Gesù. Lode e gloria a te, Signore. Vedi pace, ti lodo, se la mia giustizia la cornea dell'occhio sinistro di una donna. Ti ringraziamo, Signore, perché
hai toccato le ossa della mano dolorante di una persona la quale si sente guarita in questo istante. Ti ringraziamo, Signore, perché hai toccato la ciste sul capo di un uomo che dava preoccupazione. Ti ringraziamo ancora, Signore, perché hai toccato le ossa doloranti di tre persone, alla schiena, al bacino e al ginocchio. Ti benediciamo, Signore, per la grazia di consolazione che hai concesso a una donna in questo momento e per la grazia di compunzione del cuore per un uomo e per una donna. Ti ringraziamo, Signore, perché stai fermando un male inesorabile, un tumore. Ti ringraziamo, Signore, perché tu hai detto fermati e non andare oltre. Ti ringraziamo, Signore, perché hai toccato il petto di tre persone e hai fermato dei processi di malattia e hai così impedito che le malattie andassero oltre. Grazie, Signore. Grazie, Signore Gesù. E adesso, Signore, sveglia dal coma una persona, sveglia tutto che dorme, e una donna che da tanto tempo è in coma. Signore, la risveglia. E anche un ragazzo, Signore, lo risveglia a mezzogiorno. Preghiamo. O Dio, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua, che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare. Ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Adesso porteremo Gesù in processione e Gesù stesso ci benedirà. Su nel cielo, io vedo il re,
l'agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. E allora le preghiere dei santi cantavano un canto nuovo. Tu sei degno di prendere il libro, di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra. Io bene, il mio Signore, adorato sulla terra, innalzato su nel cielo. Io bene, gloria a te, oh Signore Gesù. Grazie, Signore.